Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'Anteprima Pescara alle 20.34 in diretta su Rete 8 Sport. Ringrazio subito Roberto Cherchi in regia e voi per l'attenzione. Allora, è la vigilia di Brescia-Pescara, 33esima giornata del campionato di Serie B, in campo da circa due minuti Ascoli e Bari per questo anticipo della 12esima giornata del girone di ritorno, 0-0 il parziale, ma diamo subito uno sguardo al quadro completo degli incontri, ricordando che Brescia-Pescara è stata affidata a Saia di Palermo, che ha già diretto, in una sola circostanza quest'anno il Pescara. Nella giornata inaugurale il Pescara travolse il Foggia 5-1 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Ascoli-Bari, abbiamo detto, l'anticipo di questa dodicesima giornata del girone di ritorno, 0-0 il parziale. Del resto delle due squadre sono in campo da 2 minuti 3 per la precisione. Domani alle 20.30 Tella Palermo, andiamo per ordine: Avellino Parma, Brescia Pescara, Carpi Ternana, Cittadella Spezia, Empoli Salernitana, appunto in Tella Palermo, Foggia Pro Vercelli, Frosinone Venezia. Poi venerdì, il venerdì 30 marzo alle 19, Novara Cesena, il primo posticipo, il secondo a chiudere il programma della 33esima giornata alle 21 di venerdì 30 marzo di fronte Perugia e Cremonese. Diamo anche uno sguardo alla classifica. Il Pescara, ricordiamo, che non vince dallo scorso 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, capolavoro su punizione di Gaston Brugman, poi solo risultati negativi soprattutto nell'ultimo periodo sotto la gestione del neotecnico Epifani, un solo punto in 4 partite con 3 sconfitte interne consecutive. Questa è la classifica dopo 32 giornate: Empoli in testa con 60 punti, Frosinone 55, Palermo 54, Bari 51, Cittadella 50, Venezia 49, Perugia e Parma 47. Si chiude qui la griglia playoff. Poi Carpi 44, Spezia 42, Cremonese 41 insieme con la Salernitana, Foggia 40, Pescara 37, Avellino 36, Entella e Novara 35. La zona calda della graduatoria, in piena zona playout, il Brescia di Boscaglia con 34 punti insieme con il Cesena, Ascoli 31, Pro Vercelli 30, chiude la Ternana con 27 punti. Tra l'altro c'è da ricordare che diverse squadre devono recuperare una partita, ovvero Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Empoli, Foggia, Palermo, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Venezia ed Entella. Dunque è una classifica ancora parziale, numeri alla mano, classifica alla mano. Quello di domani al Rigamonti di Brescia sarà uno scontro salvezza. La situazione del Pescara, la situazione biancazzurra dei biancazzurri è cambiata radicalmente nel breve volgere di qualche settimana. Possiamo staccare con il quadro della classifica. Allora presentiamo questo match, diverse le assenze. Fuori non è stato convocato Michele Fornasier dopo gli accadimenti di domenica scorsa, dunque motivi di natura disciplinare. Non è partito con i suoi compagni alla volta di Brescia, ne parlerà nel servizio il tecnico Massimo Epifani. E nel servizio stesso ascolteremo anche le dichiarazioni più importanti rilasciate dall'allenatore della Brescia, Roberto Boscaglia. Vediamo. Momento delicatissimo, dal sogno playoff all'incubo playout. Il passo è stato breve e piuttosto sorprendente. Sui numeri non c'è molto da discutere. Un punto nelle ultime 4 partite, soprattutto 3 sconfitte interne consecutive. Tutto il resto è opinabile. Brescia, crocevia per la salvezza. Lo scenario è radicalmente mutato. Epifani. Io penso che questa squadra sta dimostrando che vuole tirarsi fuori il prima possibile da questa situazione, ed è consapevole che non è solo soltanto domani la partita importante, è consapevole l'importanza di Avellino, l'importanza dell'Empoli, l'importanza del Brescia, l'importanza della partita di Palermo, l'importanza della partita di Bari. Ogni partita per noi è fondamentale e credo che l'hanno dimostrato con le prestazioni che hanno fatto nelle ultime domeniche. Se noi vediamo i numeri di questa squadra all'inizio del campionato, uno si deve dare delle risposte. Io sto lavorando molto su quella fragilità che ha questa squadra, sto lavorando su questa fragilità, perché una squadra che va in vantaggio tante volte 2-0 si fa recuperare, 3-0 si fa recuperare, ogni volta che va 1-0 sotto non riesce mai a recuperare. Questo è il problema grande di questa squadra, che io ci sto cercando di lavorare con tutto me stesso, e credo che nelle ultime domeniche qualcosa di diverso a livello caratteriale si è visto.
Quindi è logico che non la puoi far svanire in un attimo, ci vuole lavoro, ci vuole un risultato importante perché ti cambia la testa, e questo è quello che stiamo facendo e sto facendo con tutto me stesso. In realtà, sulle rimonte subite, questa è la fotografia del primo segmento di campionato. Per contro, nelle ultime 10 partite della gestione Zeman, il Pescara è stato raggiunto solo ad Ascoli, vincendo invece sempre 1-0 contro Novara, Venezia, Foggia e Salernitana lo scorso 10 febbraio, ultima affermazione in campionato. Per il resto, in questo lasso di tempo, 2 pareggi contro Entella e Cremonese, 3 KO, Perugia in casa, Frosinone e Cittadella fuori. Ora la situazione è nettamente peggiorata, servono punti e vittorie per non essere definitivamente risucchiati. A Brescia senza Campagnaro, Mazzotta, Proietti, Falco e Baiocco. Dopo gli ultimi accadimenti tra i convocati non figura neanche Michele Fornasier. Michele l'ho visto alquanto nervoso, ha bisogno di qualche giorno di staccare la spina, si è allenato tranquillamente a parte, dopo giovedì il ragazzo tornerà dentro. Vediamo un po' come le cose vanno, come vanno, tornerà dentro. Ha bisogno di un momento di riposo. Ho visto che è nervoso, si riposa due giorni. Ha capito l'errore che ha fatto. È un ragazzo pure lui sano. Io ci ho parlato, ho chiesto scusa davanti a tutto il gruppo. È logico che poi ci sono io che devo far funzionare questo gruppo e devo mettere delle regole. Ci sono delle regole che loro sanno. Chi sbaglia viene punito. Però questo è un gruppo sano e che ha voglia di fare il risultato e tirarsi fuori il prima possibile. Stefano non ha, a differenza, non ha mancato di rispetto, ha solo chiesto il motivo perché era stato tolto, io gli ho dato la spiegazione in quel momento e da fuori si è travisato che era successo qualcosa, ma con pettinare è successo niente. Lo stesso Brescia non se la passa affatto bene, un punto nelle ultime 4 partite, una gara in meno, 3 KO esterni di fila, clima pesante, piena zona play-out, un presidente vulcanico, Massimo Cellino, un allenatore, Roberto Boscaglia, perennemente sotto esame. Incontriamo in questo momento una squadra dove ce la possiamo giocare come abbiamo fatto ad Avellino, quindi è una partita sicuramente che non lo sappiamo, non incontri l'Empoli sicuramente, incontri una squadra che ha dei giocatori importanti, perché a Caracciolo, che secondo me è un giocatore straordinario per questa categoria, e a Torre Grossa, che è un altro buon giocatore, se recuperano Embalo, perché Embalo c'ha qualche problemino, è un altro buon giocatore, ed è una squadra che sicuramente giocherà tutto per tutto. Io col presidente ci parlo tutti i giorni, mi mostra molta fiducia. È dispiaciuto dei risultati che siamo, specialmente nelle ultime 2 partite, perché meritavamo qualcosa di più. È contento delle prestazioni e della voglia che ci stanno mettendo i ragazzi. Quindi io ci parlo giornalmente, un rapporto diretto, ma anche con i direttori. Dobbiamo fare un risultato. Nel 3-5-2 di partenza Gravion, novità sostanziale nel trio di centrali completato da Coda e Perrotta, a metà campo il rientro di Balzania gli farà spazio l'ex Machin, davanti conferma per il tandem Mancuso-Pettinari, Brescia invece schierato secondo i canoni, ma non è certo, del 4-2-3-1, Tonali il nuovo Pirlo classe 2000 e Ndoi a centrocampo, Furlan ed Embalo esterni, Bisoli sulla tre quarti alle spalle di Torre Grossa. Caracciolo partirebbe dalla panchina. Boscaglia. È una partita importantissima, molto molto importante, perché è uno scontro diretto, perché incontriamo una squadra che era stata costruita per altri obiettivi e sappiamo è di grande qualità. Non dobbiamo minimamente sbagliare, dobbiamo mettere il fuoco dentro, dobbiamo mettere il fuoco dentro il campo, il furore agonistico, dobbiamo mettere tutto quello che è giusto mettere per vincere la partita. È una partita importantissima per noi, faremo una grande prestazione. Dobbiamo fare una grande prestazione e quindi di questo ne sono convinto. Dobbiamo anche avere il senso del pericolo, come ho sempre detto, ma di preoccupazioni vere e proprie non dobbiamo averne. Noi dobbiamo andare in campo sapendo che la salvezza passa da noi. C'è stata la presenza del presidente, importantissima oggi, ha visto l'allenamento, ha chiacchierato con me, con qualcuno, molto positivo e propositivo. È molto molto sul pezzo come tutti noi, quindi si va avanti alla grande, una partita che non vediamo l'ora che inizi.
Così dunque Roberto Boscaglia, si dice fiducioso, il tecnico del Brescia che aveva cominciato questa stagione, una stagione un po' travagliata per quanto riguarda la guida tecnica dei Lombardi, perché è cominciato Roberto Boscaglia, che tra l'altro già aveva allenato con buoni risultati due stagioni or sono il Brescia, poi all'ottava, anzi alla nona per la precisione, è subentrato Pasquale Marino, che poi a sua volta è stato esonerato alla 21esima, l'ultima giornata del girone di andata, per fare posto di nuovo a Roberto Boscaglia. Intanto, nell'anticipo, l'Ascoli si è portato in vantaggio, ha sbloccato il punteggio al terzo minuto, siamo al 12esimo dunque in avvio di partita, all'alba del match Ascoli 1, Bari 0, la rete del regista bianconero Buzzegoli. Tra l'altro queste erano le formazioni schierate, due tecnici, Cosmi da una parte e Grosso dall'altra. Tra l'altro strano questo incrocio, perché Grosso ha trovato la sua massima gratificazione professionale incrociando come allenatore proprio Cosmi a Perugia, dopo l'esperienza molto positiva di Chieti in C2, il trasferimento in Serie B di Grosso a Perugia, e proprio Cosmi inventò tra virgolette Grosso esterno sinistro, e poi sappiamo tutti come si è sviluppata la carriera di Grosso, è stato campione del mondo nel 2006, decisivo proprio con quel rigore trasformato con grande freddezza nella finalissima con la Francia. Dicevamo dei due schieramenti prima della pubblicità, l'Ascoli col 3-5-1-1, Agazzi tra i pali, Padella, Mengoni e Gigliotti, trio di centrali di difesa, Mogos e Pinto esterni, Addai, Buzzegoli e Martigno in mezzo al campo, e poi Monachello, o meglio Varela, trequartista alle spalle di Monachello. Per quanto riguarda il Bari di Fabio Grosso, 4-3-3, Micai tra i pali, Anderson, Marrone, Empereur e Sabelli a comporre il reparto arretrato, Anderson, Petriccione, il regista, e Teio in mezzo al campo, e poi davanti il tridente formato da Improta, Nenè e Sissé. Sono le 20:46, ci fermiamo per la prima volta, restate con noi. Bene, torniamo in diretta da studio, anteprima Pescara, Ascoli sempre in vantaggio 1-0 nell'anticipo della 33esima giornata, al terzo il gol di Buzzegoli, siamo al 17esimo, Ascoli 1, Bari 0, ma torniamo a Brescia-Pescara. Buonasera all'amico e collega del quotidiano Il Centro via telefono, Giovanni Tontodonati, buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Buonasera allora, potremmo dire così con estrema certezza, anzi lo diciamo, mai come in questa vigilia brancoliamo anche noi nel buio per quanto riguarda le scelte di formazione, perché oggi Epifani è stato molto chiaro, il sistema di gioco dipenderà dalla formazione che sarà schierata da Boscaglia. Sì, in via di massima sì, però io non credo che siano proprio dichiarazioni veritiere, nel senso che poi se il Brescia dovesse sorprendere il Pescara, non credo che l'allenatore effettuerà subito un cambio, no? Sì, quindi il sistema di partenza dovrebbe essere il 3-5-2, però c'è anche l'ipotesi del 4-3-1-2 che comunque ha funzionato nella seconda parte di gara contro l'Empoli, no? Dove Pescara, certo, ha preso in mano un po' il gioco rispetto a quanto era successo nel primo tempo. Queste sono le due opzioni. Ecco, queste sono le due opzioni, però è chiaro che a precisa domanda, se dovesse il Brescia schierarsi con due punte, cioè Torregrossa e Caracciolo, allora a quel punto il Pescara giocherebbe con tre centrali di difesa. Ecco, tu invece hai altre informazioni da Brescia, perché il Brescia dovrebbe optare, Boscaglia, per il 4-3-3. Sì, da quello che ci dicono da Brescia è probabile l'utilizzo del 4-3-3 con Caracciolo inizialmente in panchina e Torregrossa punta centrale. Poi ci sono altri due posti per tre elementi, quindi il dubbio dovrebbe essere tra Embalo con Spalek a destra e a sinistra Embalo Furlano, che si giocano all'altro posto. Questo per quanto riguarda il tridente d'attacco, mentre al centrocampo sicuramente tornerà Tonali, questo regista molto giovane, si parla di Tonali come futuro Pirlo, assomiglia anche dal punto di vista somatico, un classe 2000, giovanissimo, deve compiere ancora 18 anni, con Bisoli e Martinelli probabilmente mezzali, davanti a Minelli il portiere del Brescia, invece Coppolaro, Somma, Gastaldello e Curcio, dovrebbe essere questo più o meno l'11? Sì, dovrebbe essere questa la linea difensiva. Poi c'è un ballottaggio a destra, perché c'è anche Meccariello che potrebbe giocare a destra, ma tanti dubbi anche
per il Brescia, non solo per il Pescara. Ecco, per quanto riguarda il Pescara, di certo Gravion nel trio di centrali, no? Perché insomma con Fornasier, che per motivi di natura disciplinari non è stato convocato dopo gli accadimenti dell'ultima domenica, mi pare che qui la scelta sia scontata, insomma. Sì, non ha alternative, perché non credo che possa far giocare Lizalde, poi Lizalde gioca comunque a sinistra con Perrotta a destra, mi sembra un'ipotesi inverosimile. Anche se la scorsa settimana aveva provato Fiamozzi nel trio di centrali. Sì, sì, c'è anche Fiamozzi, però poi non l'ha schierato, quindi secondo me non è ancora convinto. Però staremo a vedere, dai, l'importante sarà avere un atteggiamento comunque diverso, un approccio diverso da quello che ho avuto con l'Empoli, magari. Sarebbe bello rivedere il Pescara del secondo tempo anche a Brescia, perché il Brescia è sicuramente una squadra inferiore, no, tecnicamente, alla capolista. Sì, tra l'altro Giovanni, ti chiedo l'ultima, perché noi oggi abbiamo fatto una domanda, insomma una considerazione sul piano tattico proprio al Massimo Epifani, dicendo che probabilmente il Pescara era troppo basso, no, contro l'Empoli, soprattutto nella prima parte del match. Lui non era d'accordo, però più che basso era soprattutto passivo, è stato nei primi 25-30 minuti della partita, no? No, sono d'accordo, io l'ho definito rinunciatario, perché ha consegnato praticamente il pallino del gioco all'avversario senza mai ripartire. Poi quando, dopo aver subito il gol, si è riaffacciato dalle parti dell'Empoli, della porta dell'Empoli, creando qualcosa. Purtroppo non ha sfruttato i regali concessi dai toscani, mi riferisco chiaramente all'azione di Koulibaly, al palo di Koulibaly, al rigore poi sbagliato da Pettinari. Senti, ma Valzania lo mettiamo dal primo minuto? Io credo di sì, perché comunque lui è un lottatore, non si risparmia mai, non credo che parta dalla panchina a causa dell'impegno di ieri con la nazionale Under 21, ha giocato 80 minuti, potrebbe secondo me partire titolare anche domani. Davanti Mancuso Pettinari? Credo di sì, credo che verrà almeno inizialmente riconfermata la coppia Mancuso-Pettinari. Perfetto, grazie a Giovanni Tontodonati, buon lavoro Giovanni. A voi e buon lavoro. Grazie ancora a Giovanni Tontodonati del quotidiano Il Centro. Uno sguardo all'anticipo Ascoli-Bari, 22esimo, Ascoli in vantaggio 1-0 sul Bari, sta decidendo il gol del regista della squadra di Serse Cosmi, Buzzegoli, però siamo soltanto nel primo tempo, può accadere di tutto. L'Ascoli ha sbloccato il punteggio, una vittoria per i bianconeri marchigiani sarebbe di fondamentale rilevanza, ripetiamo, però siamo soltanto al 22esimo, ci fermiamo per pochi istanti, seconda fascia pubblicitaria, linea a Roberto Cherchi. Le 20:58, quasi 59, diretta da studio, stiamo per concludere questo appuntamento con l'Anteprima Pescara. Ricordiamo domani Brescia Pescara ore 20:30, l'arbitro Saia di Palermo, una sola direzione in questo campionato, proprio nella giornata inaugurale il Pescara travolse il Foggia 5-1, il verdetto finale all'Adriatico Giovanni Cornacchia. L'Ascoli sta conducendo sul Bari, siamo al 26esimo, 1-0, sta decidendo il gol del regista bianconero Buzzegoli, 26esimo minuto, ripetiamo, Ascoli 1, Bari 0. Domani gran parte degli incontri, poi nella giornata di venerdì due posticipi, Novara Cesena alle 19, Perugia Cremonese alle 21. Prima di chiudere, qualche curiosità sui numeri del Brescia del Pescara, perché il Pescara viene da, in queste ultime quattro partite ha subito tre stop interni di fila, l'esatto contrario invece per il Brescia, che viene da tre sconfitte esterne consecutive nelle ultime quattro partite. Il Pescara 3 punti nelle ultime 7 gare, non vince dal 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana con un gran gol su punizione, come ricorderete, di Gaston Brugman. Il Brescia non vince dal 24 febbraio, 2-1 sul campo del Foggia. In casa dal 18 febbraio, 3-1 sulla Ternana. Insomma, è una partita, è un spareggio salvezza, lo dice la classifica, lo dicono i numeri, è un crocevia per la salvezza del Pescara, un obiettivo che non era stato contemplato fino a qualche settimana fa, quando in maniera assolutamente esagerata si parlava di playoff come obiettivo di questa squadra. Brescia 34 punti insieme con il Cesena al quart'ultimo posto, il Brescia che però deve recuperare una partita contro l'Entella, lo farà subito dopo Pasqua, il Pescara ha 37 punti, insomma vietato sbagliare, vietato fallire. Domani a Rigamonti ci saremo, anche domani per il consueto approfondimento, ore 23:30 dopo l'intervento.
l'intervista in diretta del nostro Enrico Giancarli, inviato alla Rigamonti di Brescia. Vi lascio dopo la pubblicità al consueto format del mercoledì, Passione Basket con Enrico Giancarli, puntata impreziosita dalla presenza del presidente dell'Amatori Pescara Carlo Di Fabio e dal coach del Roseto Emanuele Di Paolo Antonio. Le 21:01, grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.